Ciao ragazze, io sono Ross e sono la vostra coach. In questo workout Fusion eseguiremo gli esercizi con diversi attrezzi. Ci serviranno i manubri, il tappetino, gli sliders, la mini band, la corda e due blocchi yoga. Qui sotto nell'info box trovate link per ogni attrezzo. L'interval timer va impostato con 45 secondi di lavoro, 15 secondi di pausa per 12 round e il CFX di questo workout è 6,5. Non dimenticate di scaricare il diario. Iniziamo! Ok ragazzi, iniziamo il warm up. Apro e chiudo le gambe, sto bassa, mani sui fianchi. Respiro. Sul ginocchio 90 gradi e su tutte e due le braccia. Da qui cammina in avanti, plank, avanti con una gamba e torsione, ritorno su, contraggo bene i glutei. Stessa cosa, altra gamba. Ok. Un passo lungo e incrocio dietro la gamba. La gamba dietro non tocca terra. Rimango sempre bassa. Ok, mani dietro la nuca, ginocchio al gomito opposto e torsione. Ok ragazze, tutto da capo. Low jacks. Controllo il movimento. Ok, cammino, plank, gamba 90 gradi, ritorno, roll up.
torsione. Skaters. E ultimo. Ok ragazze, finito il warm up. Ok ragazze, prendiamo i manubri per il primo esercizio. Li posizioniamo sul tappetino, larghezza delle spalle. Plank, divarico bene le gambe. Row, bacino fermo. Jump and squat overhead press. E di nuovo, plank row, squat overhead press, controllo. Ok, segno le rep, prendo la corda, quattro side to side hop e jump squat e di nuovo. Respiro. Ok, segno le rep. Sliders. Elastico, altezza caviglia. Sulle punte dei piedi, scendo, plank, apro e chiudo, e leg lift. E alterno, su in piedi. Ok, giù, plank, apro, chiudo. Leg lift con l'altra gamba. Controllo bene il movimento. Ok. Via. Tappetino, posizione blocchi, sulle punte dei piedi, tabletop,
Inhale, sit. Trovo la distanza giusta. E controllo. Ok, di nuovo i manubri, segno le rep. Plank. Schiena dritta quando scendo. Ok, segno le rep, corda, respiro intanto, prendo fiato. Jump squat. Ok, segno le rep, sliders e mini bend. In punta di piedi scendo, plank, apro e chiudo, leg lift, ritorno. Controllo. Controllo bene. Ok, segno le rep, via tutto, prendo i blocchi yoga. Respiro, blocchi, mi metto in posizione. Tipito tabletop sulle punte. E hold sit. Controllo. Su bene con i glutei contratti, il bacino sul bacino. Ok. Segno le rep e prendo i manubri. Plank. Plank row.
Da qui su. Eventualmente, se sono stanca, giù i manubri. Body weight, plank row, su e overhead press. Non mi fermo, ragazze, però. Continuo. Ok, segno le rep. Corda. Non scotto. Respiro. Dai, dai, ragazze. Non mollo ora. Non riesco a saltare nel jump squat perché sono stanca, faccio solo uno squat. In questo modo. Ok, ripetizioni, segnate sul diario, sliders e mini band alle caviglie, altezza caviglie. Ok, punta dei piedi, scendo, plank, apro, chiudo, leg lift, controllo ragazze, l'apertura, la chiusura e leg lift. Addome sempre attivo. Dai, dai. Ok. Via tutto. Prendo i blocchi yoga, segno le rep. Dai, l'ultimo esercizio. Non mollo ora. Blocchi. Bravissime, dai, che siete arrivate fino a qui. Mi metto in posizione. Tabletop sulle punte dei piedi. L-sit. Controllo bene. Dai, dai. E ok, ragazze, finite il workout. Ok, ragazze, iniziamo con lo stretching. Scendo in squat e da qui salgo e vado a toccare da una parte il piede, torsione del busto, scendo e di nuovo salgo, sempre con la schiena giù, il collo rilassato. E vado dall'altra parte. Quindi squat, stendo le gambe, mani a terra, torsione. Ok, roll up. E ora inizio. Scendo giù e salgo. Ruoto bene. Gambe tese. Controllo bene il movimento, lento. E ruoto dall'altra parte. Ok.
Ok, rimango al centro, unisco i piedi e giù, le gambe sono tese. Se riesco, vado a toccare terra, altrimenti prendo le caviglie o prendo le ginocchia, oppure prendo un blocco yoga e se non riesco a toccare terra, blocco yoga davanti ai piedi e mani sul blocco. Ora srotolo la schiena e vado a mettermi in questa posizione, gamba a 90 gradi, un braccio sulla gamba, gamba dietro tesa, inspiro ed espirando ruoto. Se riesco porto il braccio qui, quindi sono così, lo faccio vedere da dietro e guardo verso l'alto. Stessa cosa, altro lato. Apro bene il petto. Controllo la posizione. Ok, ritorno. Da qui ora scendo squat, faccio cadere le gambe da un lato, questa mano la metto a terra e stiro il collo. Quindi sono così. Devo sentir tirare il collo, la parte laterale. E ora ovviamente cambio lato. Io rimango così, così vedete. Meno vedete che la mano tocca terra. I glutei sono aderenti al pavimento, eh. Ora una gamba piegata e l'altra tesa. Inspiro e scendo. Anche qui, se non riesco a prendere la punta del piede, caviglia, scusatemi, polpaccio o ginocchio, oppure giù. E cambio. Adesso da qui, una gamba tesa, l'altra piegata sopra la gamba tesa, prendo il ginocchio, una mano dietro e inspiro ed espiro torsione. Stessa cosa dall'altro lato. E ritorno al centro, ragazzi, abbiamo finito lo stretching. Se avete ancora un po' di energia dopo questo workout, potete aggiungere un allenamento di 5 minuti, un mini bonus. Guardate pure nelle playlist. Like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale e condividete questo video per permettere anche agli altri di rimanere in forma. Noi ci vediamo nei prossimi workout. Ciao!